Buongiorno, io sono Mirko, ho 33 anni e da 33 anni vivo nel quartiere dei morti viventi, che sarebbe il quartiere Tamburi, quello a ridosso della fabbrica, e da 12 anni lavoro all'Ilva. L'Ilva e Taranto sono attualmente la dimostrazione, il caso più, probabilmente più emblematico che abbiamo in Italia, di fallimento totale di tutti gli enti che erano preposti alla tutela dell'ambiente, della salute e del territorio. E quando dico tutti, intendo tutti, dalle organizzazioni sindacali, ai partiti politici, ai movimenti di espressione, chiunque. Chiunque, perché le intercettazioni telefoniche vedono coinvolti a tutti i livelli. Cioè noi abbiamo il nostro caro ex vescovo che accettava delle bussarelle dalla famiglia Riva per fare delle bellissime omelie dove si difendeva il lavoro e dove non si parlava che a Taranto c'è un incremento del tumore ai polmoni del 414%, cioè una cosa allucinante. La chiesa del quartiere Tamburi dove vivo io è stata interamente ristrutturata dall'Ilva, un lavoro di 312.000 euro fatto a carico della mia azienda, cioè dell'azienda dove lavoro. Quindi se la chiesa è stata corrotta fino a questo punto, tanto addirittura che un prete che era il segretario personale del vescovo di allora, perché il vescovo è cambiato da un annetto, arriva a dichiarare il falso in procura per coprire l'addetto alle pubbliche relazioni dell'Ilva, che è il signor Girolamo Archinà, che è quello che c'è presente in tutte le intercettazioni. Intercettazioni che riguardano la Chiesa, il sindaco, il presidente della regione, chiunque, consiglieri, provinciali, regionali, deputati. Nel PD c'è un deputato di Taranto, che è l'onorevole Vico, che di fronte alle affermazioni di un onorevole del suo stesso partito, che è della SETA, che ha detto bisogna capire che cosa sta succedendo a Taranto, al telefono con Archinà, ha detto delle relazioni dell'Ilva, dice a Della Seta in Parlamento gli dobbiamo far uscire il sangue della bocca se non sta zitto. Vico è stato ricandidato dal PD, Della Seta no. Bersani ha dichiarato di aver accettato 98.000 euro dalla famiglia Riva come contributo alla campagna elettorale. Vendola sbandiera una legge antidiossina, che antidiossina non è perché i campionamenti non ci sono, quindi ci si basa su un aleatorio. Secondo noi è diminuita. L'ARPA non ha mai avuto nessuno strumento e tuttora non ha nessuno strumento per misurare l'inquinamento a Taranto. Ci sono delle centraline che stanno lì da una vita, e se non fosse stato per le perizie della magistratura a Taranto avremmo continuato a pensare che sì, la città è inquinata, ma né più né meno di altre grandi città, perché tutto sommato è lo scotto da pagare all'industrializzazione o comunque a quello che è il traffico, lo smog. Poi a un certo punto è arrivato il dottor Franco Sebastio e il procuratore della Repubblica Patrizia Todisco, che ci hanno detto no, guardate che non è così, guardate che a Taranto i bambini nascono malformati non perché succede a tutte parti, perché succede solo a Taranto in queste proporzioni. Perché è vero che l'inquinamento è presente in altri 57 siti, ma solo a Taranto hanno abbattuto 3.000 capi di allevamento nel giro di 6 mesi, solo a Taranto hanno distrutto 500.000 tonnellate di cozze. Cioè, la cozza tarantina era l'emblema della città, fino a prima della nascita dell'Ilva era il polo industriale di Taranto, tutti lavoravano nel Mar Piccolo. Adesso il Mar Piccolo è chiuso perché è inquinato, i mitilivoltori sono a casa senza una lira, non paga nessuno. Cioè nel mare c'è la diossina la producono le varie realtà industriali che ci sono a Taranto, però adesso si sta cercando di trovare dei soldi per i mitilivoltori nei meandri dei fondi che vengono stanziati per i danni del maltempo. La diossina non è un danno del maltempo, la diossina se sta là è perché qualcuno l'ha messa, non è stata colpa del tornado se l'amianto si è diffuso su tutta la
la città. Cioè, è colpa dell'ILPA che ha dichiarato di aver smaltito l'amianto entro i limiti previsti dalla legge, solo che poi crolla un camino che era fermo da 30 anni e si scopre che dentro c'erano 150 tonnellate di amianto, però è bonificato, cioè state tranquilli, non fa male, l'attanato, l'amianto non fa male. Il mio quartiere, i parchi giochi sono stati transennati perché i bambini non ci devono andare a giocare, perché ci sono tracce di periglio. Cioè Taranto è una Seveso amplificata alla massima potenza. Questo perché? Perché non c'è solo l'IVA, noi non ci facciamo mancare niente. In Puglia ci sono 6 inceneritori, 5 ce li abbiamo noi. In Puglia c'è la più grande raffineria del sud Italia, ce l'abbiamo noi. C'è il più grande cementificio di Caltagirone, anche questo, del sud Italia, e ce l'abbiamo noi. La seconda acciaieria più grande d'Europa è stata noi. Ci abbiamo tutto noi. Siccome qui la maggior parte siete campani, quando Vendola è venuto a portare soccorso a Napoli e ha detto che la Puglia si sarebbe fatta carico dell'immondizia raccolta nelle strade di Napoli, l'ha portata in Puglia. Ma non è la Puglia che vi ha dato una mano, è Taranto che vi ha dato una mano, perché le uniche discariche interessate dai rifiuti campani non controllati, perché la Regione Puglia non li ha controllati, sono state le discariche di Taranto. La Campania ha pagato, quindi quei soldi sono stati investiti su Taranto, no, su Bari e su Lecce. L'ILVA ha delle discariche all'interno mastodontiche e c'è stata una multa da parte della Comunità Europea, l'ILVA ha dovuto pagare 8 milioni alla Regione Puglia e quindi quegli 8 milioni di euro sono stati spesi per Taranto, no, anche quelli sono finiti altrove. Quindi alla fine il dilemma che giustamente il giornalista che ha parlato l'ultimo, non mi ricordo come si chiama, giustamente lui diceva lavoro, salute. In un paese civile non me lo devi neanche chiedere se io voglio il lavoro o la salute. Cosa significa? Che devo lavorare perché poi domani devo poter pagare le cure per mio figlio? Cioè, ma io preferisco perdere il lavoro personalmente, se mi fosse garantita la salute dei miei parenti. Perché non è solo un problema occupazionale, è un problema molto più importante, perché se io sto in salute un altro posto di lavoro magari farò la valigia e andrò altrove, ma se non ho la salute? Noi abbiamo colleghi che si sono ammalati di tumore a 30 anni, hanno fatto 9 mesi di chemioterapia e sono stati licenziati per malattia prolungata. Ma chi se li piange a quelli? Chi se li deve piangere? Sinistra Ecologia e Libertà, il PDL, i sindacati, la Chiesa, chi se li deve piangere? Cioè Taranto produce l'acciaio che serve all'Italia, abbiamo scoperto che in televisione Taranto è fondamentale per l'economia italiana, se chiude Taranto chiude l'Italia, però a Taranto non abbiamo la stazione, non abbiamo l'aeroporto, non abbiamo il porto, non abbiamo niente, non c'è l'università, non c'è niente, lo Stato a Taranto non esiste. A Taranto, se voi chiedete ma tu sei italiano, no, io sono tarantino, perché lo Stato a Taranto non c'è, c'è che c'è la marina militare, anche perché tutte le cose che ti ho detto, no, il Cement, ILVA, l'arsenale militare, il porto più importante della marina militare, la terza o la quarta realtà industriale dell'Italia, cioè a Taranto ci sono stati fenomeni di immigrazione al contrario, cioè vengono da Brescia a lavorare a Taranto e quindi uno dice vabbè, però vuol dire che a Taranto lavorano tutti, no, c'è il 40% di disoccupazione. E allora i benefici per la città e per la gente quali sono? Non abbiamo manco gli ospedali per ricoverarci, una macchina per la radioterapia si è rotta la settimana scorsa, li stanno portando con i pullman a Bari, ha piovuto, cioè non che si è rotta, che su, cioè, già che ce ne sia una sola in una delle città più inquinate del mondo è ridicolo, però si può, no, ha piovuto, è andata l'acqua sui contatti elettrici e si è fulminata e mo stanno vedendo come fare per trasportare i malati a Bari. Piccolo problema, non ci sono i mezzi, quindi te la devi pagare tu il viaggio e se non hai soldi salta il ciclo. Purtroppo
Noi perché accettiamo? Noi come Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti, noi siamo quelli che hanno cacciato la Camusso, Bonanni e quell'altro, Angeletti, quell'altro genio, viene prima il lavoro e poi la salute, ha detto, quando siamo entrati in piazza, poi è volato giù dal palco. Perché l'abbiamo fatto? Perché siamo stanchi. Perché siamo stanchi. Perché non è possibile continuare su questo, io non voglio dire che sia un percorso, perché non voglio pensare che ci sia una macchinazione dietro, anche se poi mi viene facile pensarlo, perché qualcuno parlava di class action, non, perdonatemi, non ricordo chi. Come ne facciamo le class action se la magistratura sequestra gli impianti inquinanti e il governo li dissequestra? Con che speranza? Perché devo spendere soldi da un avvocato se so già che se sto per vincere c'è un governante che cambia la legge? Cioè io non posso fare una partita a poker senza sapere qual c'è, con la certezza delle regole. Le regole quali sono? Che è inquinato e che devi pagare? No, a Taranto no, in Italia no, perché la legge, il decreto legge che è passato su Taranto apre delle prospettive clamorose, perché non parla di stabilimenti con 10.000 dipendenti su, no, parla di stabilimenti con 200 dipendenti su, quindi tutti quegli stabilimenti che sono stati chiusi per motivi ambientali possono essere riaperti domani mattina con una comunicazione dell'azienda in questione che dice ok, mi impegno a osservare l'AIA se ce l'ho, se non ce l'ho apro un procedimento per riceverla. Ci vorranno 5-6 anni? Di più. 10? Di più. Nel frattempo io produco e ammazzo. Quindi, alla fine, il discorso di fondo del nostro comitato qual è stato? È stato questo, cominciare a scendere per le strade. Noi abbiamo portato 20.000 persone in piazza a una manifestazione pacifica, non ne ha parlato nessuno. Il giorno dopo 30 camionisti hanno occupato il ponte e c'era Skydig 24, Re1, Re2, Re3. 20.000 persone la sera prima che chiedevano che non fossero dissequestrati gli impianti, perché noi non chiediamo la chiusura, noi chiediamo che vengano fermati, messi a posto e poi si riprende la produzione come succede nel resto del mondo dove si rispettano le leggi. Non ne ha parlato nessuno. Ho amici che da fuori mi hanno chiamato e mi hanno detto ma che è andata male la manifestazione? Come mai? C'erano 20.000 persone. Ho detto no, ma in televisione non ha detto niente nessuno. Ho fatto guarda, veramente. Se ti interrompo, addirittura io la sera ho accesso Rai 3 e c'era il TG regionale che ha aperto un attimo con la manifestazione, dopo un secondo è scomparsa. Quindi io non voglio pensare che ci sia una macchinazione dietro, però pensarlo viene piuttosto facile. Ora è notizia di pochi minuti fa, a quanto pare, siccome nel decreto legge avevano inserito lo sblocco dei materiali sequestrati, i materiali, cioè il prodotto finito che lì va prodotto quando gli impianti erano sotto sequestro, pare che hanno fatto un altro decreto che sblocca ulteriormente, perché la magistratura aveva detto no, non esiste che voi questi ve li prendete e li vendete, perché è provento di attività illecita. State attenti, perché se domani la Camorra apre una discarica e lo Stato e la magistratura la mette sotto sequestro, con quel decreto la Camorra può dire attenzione, poi ce la dichiariamo, ma intanto io continuo a prendere materiale, perché tanto c'è il decreto. Allora, cosa dobbiamo fare? E noi continuiamo a girare l'Italia, noi ragazzi del comitato che siamo un misto tra cittadini, disoccupati, studenti, tantissimi operai del Libra che si sono stancati, perché poi torniamo a casa dai figli e lo sappiamo noi che cosa vuol dire avere un bambino che non respira perché c'è le narici piene di minerale, perché il minerale a Taranto sta a tutte parti. Qua non parliamo di contaminazione alimentare, cioè Balduzzi è venuta a Taranto, a differenza che in Campania non è venuta a dire voi fumate troppo, è venuta a dire, ha detto Guaiubus de Precipitata, la situazione di Taranto è catastrofica, ha detto Balduzzi, che in altre occasioni abbiamo sentito dire vabbè, però non c'è, dobbiamo capire perché, dobbiamo vedere come, cioè Clini, che è un ministro fantastico dell'ambiente, cioè io penso che l'Italia non possa aspirare a un ministro migliore dell'ambiente di Clini, che è uno che dice dobbiamo vedere se è Libra che inquina. No, veramente aveva detto
ha detto le pecore, dobbiamo vedere se la diossina che sta nelle pecore è del lino. Invece qua la diossina si è amara. E le pecore si sono autoinquinate. Pensate che le pecore a tanto non è che sono state solo abbattute, sono state distrutte come rifiuto tossico. E noi fino al giorno prima le abbiamo mangiate, abbiamo mangiato i formaggi. Quindi io non uso, io non voglio fare le analisi sui grassi, a parte che sono tanti, ma non le voglio fare. Perché siccome la diossina si accumula nel tempo, e io vivo sui tamburi, lavoro a lì, ho sempre mangiato i prodotti nostri, quindi i formaggi, le cozze, i pomodori, il vino, l'olio, non oso immaginare. Lì ha detto fatevi le analisi del papà, non una. No, è meglio di no, è meglio di no. Perché l'aspettativa media di vita di un dipendente dell'Ilva è 60 anni. Siccome c'è una 33 vuol dire che già ho superato la metà, cioè, ma la cavola sta pure che sono il 37, la mano avanti. Meglio di no, quando sarà sarà. Però purtroppo è così, purtroppo è così, e siamo stati abbandonati da tutti. Da tutti. Perché, non so, a Balduzzi ho sentito che è stato contestato qua. Cioè ti hanno fatto avvicinare. No, da noi c'era l'esercito. No, no, da noi c'era l'esercito. Da noi hanno blindato un quartiere e siccome tanto c'è i ponti, perché è costruita tra terraferme e isole, hanno l'isola, hanno aperto i ponti. Cioè per arrivare da Clini avremmo dovuto usare o gli aerei con i paracadutisti o con i motoscafi del battaglione San Marco. Cioè, questa è la situazione a Taranto. La situazione a Taranto è che non puoi neanche più protestare, perché non te lo fanno manco fare. Cioè, allora, tornando all'inizio, così poi chiudo, le intercettazioni riguardano tutti. Il direttore del giornale più venduto a Taranto dice, dopo le congratulazioni dell'Ilva per la sua campagna mediatica a favore dell'Ilva, dice, e io qua che ci sto a fare? Allora, due giorni fa abbiamo occupato la fabbrica e non abbiamo, per due giorni, sono due giorni che non esce un grammo di acciaio da dentro l'Ilva. Il Taranto Sera, che è il giornale in questione, titolava pericolo pubblico, c'era una foto degli scontri di Genova 2001 con delle macchine incendiate, i lavoratori si preparano alla sommossa in città. Noi avevamo bloccato la fabbrica senza manco pensarla alla città. Questo è il clima in cui il Comitato dei Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti oggi sta, lasciatemelo dire, lavorando. Un clima dove è vero che non si dovrebbe chiedere vuoi lavorare, vuoi lavoro, vuoi la salute, però è un clima in cui tu poi ti devi andare a calare, perché quello devi andare a dire a uno che ha tre figli e il mutuo, chiudiamo l'Ilva, mettiamolo a posto, quello ti dirà vabbè se non la vuole mettere a posto nessuno come facciamo? E come facciamo? Come facciamo? Fa il governo. Poi c'è un bel decreto e dice che i limiti a tanto di diossina non sono più 0,4 nanogrammi, sono 14.000, perché tanto stiamo là come numero. Cioè, non... Spesso qualcuno mi dice, ma chi la va a fare? Effettivamente ce lo stiamo chiedendo, perché puoi fare qualsiasi iniziativa di lotta, puoi fare qualsiasi comitato, movimento, puoi portare 20.000 persone in piazza, puoi fare quello che vuoi. Ma probabilmente contro i banchieri, contro le multinazionali, contro i grandi proprietari, contro le grandi lobby, non ne sanno cazzo, comandano loro.